Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi è mercoledì 15 maggio, siamo sempre nella settima settimana di Pasqua che ci avvicina al grande dono della solennità di Pentecoste. Oggi ascolteremo un brano impegnativo, tratto dalla grande preghiera sacerdotale di Gesù. Capitolo 17. Versetti da 11b a 19 e domani la continuazione di questo brano. Invochiamo ora lo Spirito Santo. Spirito Santo, vieni e deponi nei nostri cuori il desiderio di avanzare verso una comunione, perché sei tu che ci guidi. Tu che ci ami, ispira il cuore di chi cerca la pace. E donaci di porre fiducia là dove ci sono contrasti. Dio che ci ami, tu conosci le nostre fragilità. Tuttavia, con la presenza del tuo Santo Spirito, tu vieni a trasfigurarle a tal punto che le ombre stesse possono illuminarsi all'interno. Dio che ci ami, rendici umili. Donaci una grande semplicità nella nostra preghiera, nelle relazioni umane, nell'accoglienza. Questo brano è tratto da Pensieri e parole di Frère Roger Schulz. Proclamiamo ora il brano del Vangelo Giovanneo al capitolo 17, versetti da 11b a 19. Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò, dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. La preghiera sacerdotale, capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, è la grande preghiera che Gesù pronuncia dopo l'ultima cena e rappresenta il suo testamento spirituale. Esprime un amore viscerale verso i discepoli, quelli presenti e anche quelli futuri. Al versetto 19 si dice: Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Tutto il capitolo 17 si può dividere in tre parti, con una conclusione che può essere vista come una ricapitolazione. Nella prima parte, fino al versetto 8, Gesù prega il Padre per la propria glorificazione. Padre, glorifica il tuo figlio, perché il tuo figlio glorifichi te. Nella seconda parte, Gesù prega per i suoi discepoli,
perché siano preservati dal maligno che opera nel mondo, nel quale li invia per offrire a tutti occasione di salvezza. Si dice al versetto 16: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Nella terza parte della preghiera sacerdotale, Gesù prega anche per coloro che per opera degli apostoli crederanno in lui. Non prego soltanto per questi, ma anche per coloro che crederanno in me tramite la loro parola. Nella ricapitolazione, fino al versetto 26, Gesù chiede con autorevolezza al Padre la partecipazione di tutti i discepoli, presenti e futuri, alla sua gloria. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria. Al versetto 24. Il nostro brano è dunque collocato nel secondo momento di preghiera di Gesù, che riguarda i suoi discepoli, affinché essi siano preservati dal maligno che opera nel mondo. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo. Versetto 11. Annotazione importante, Gesù si rivolge al Padre, Padre Santo, chiamandolo appunto Padre Santo. Con Gesù la concezione di santità, che era intesa come separazione da Kadosh, non è più in primo piano. Israele era il popolo santo perché era separato da tutti gli altri popoli. Invece Gesù ci ricorda, ci rivela che la santità di Dio è la sua misericordia. Dio è santo perché è misericordioso. In questa straordinaria preghiera di intercessione, Gesù non appare come un maestro che consegna ai discepoli le ultime raccomandazioni, ma come un padre premuroso che si preoccupa per la sorte dei suoi figli. Le sue parole manifestano tutto l'amore e tutta l'inquietudine che egli nutre per i suoi discepoli. Ai suoi occhi la Chiesa appare come una comunità costantemente minacciata dal maligno. La preghiera disegna un orizzonte piuttosto cupo e annuncia che la testimonianza della fede incontrerà tante e gravi difficoltà. La preghiera assume perciò la forma di una supplica. Gesù non chiede al Padre di allontanare i pericoli, ma di accompagnare con amore i discepoli. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, come se dicesse: tienili stretti a te, non permettere che si allontanino da te. Le minacce non devono impaurire. I discepoli sanno che possono sempre contare sulla presenza amorevole del Padre. La preghiera di Gesù è primizia icona di quel ministero di intercessione che il Figlio esercita lungo tutti i secoli. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore, dice la lettera agli Ebrei al capitolo settimo. La preghiera ha come scopo la custodia della comunità dei discepoli che rimangono nel mondo. Il testo si suddivide in due parti. All'inizio viene sviluppato il tema del contrasto fra i discepoli e il mondo. Poi si parla di santificazione di questi, dei discepoli, nella verità. Se da una parte emerge l'opposizione fra i credenti e il mondo, dall'altra si manifesta con forza l'amore del Padre in Gesù che prega, affinché i suoi discepoli siano custoditi nella fede. Nella prima parte Gesù affronta in successione vari temi: l'unità dei suoi, la loro custodia, ad eccezione del figlio della perdizione, il loro essere preservati dal maligno e dall'odio del mondo. Nella seconda parte Gesù, dopo aver richiesto al Padre di allontanare i suoi discepoli dal maligno,
e dopo aver sottolineato la loro non appartenenza al mondo, chiede la loro santificazione. La preghiera di santificazione non dipende da un atto rituale, né da un progetto di perfezionamento morale, ma indica la possibilità di entrare in una relazione di comunione con Dio. La santificazione che qui è richiesta da Gesù si realizza nell'accoglienza della parola di Dio, cioè nella rivelazione. La conformazione della nostra esistenza alla parola di Dio non conduce a una fuga dal mondo, ma a una missione nel mondo, come testimoni della verità ricevuta. Questo compito non grava solo sulle spalle dei discepoli, ma è reso possibile dal compimento della rivelazione sulla croce. I discepoli hanno il compito di prolungare nel mondo la stessa missione di Gesù, tenendo però presente che per compiere la loro missione necessitano non solo della protezione del Padre, ma anche dell'opera santificatrice di Gesù, cioè della sua opera di infinita misericordia, che crea una santità che unisce, che crea comunione, che trasforma ogni limite umano in luogo di misericordia. Preghiamo. Padre misericordioso, fa che la tua Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti serva con piena dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie dell'attenzione. Ci rivedremo e ci risentiremo domani. Arrivederci.